Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi faremo una nuova attività di disegno tecnico che riguarderà la costruzione di un'icona meteo, come quella che avete sui vostri cellulari. Andiamo a vederla. Eccola qui. È un'icona molto semplice. Vediamo dal punto di vista geometrico come si costruisce. Si parte dall'involucro esterno, che non è altro che un quadrato di lato 9, con dei raccordi ottenuti puntando il compasso nei punti A, B, C, D. Queste sono le misure, fermate il video per controllarle ogni volta che vi servono, poi le ribadirò anche alla fine. Andiamo a vedere la parte successiva che riguarda la costruzione dei quattro cerchi che vanno a formare la nuvola e il sole. Anche qui ci sono dei centri, sono i centri 1, 2 e 3 e il punto centrale O. Due raggi sono uguali, 1,7, numero 3 è un raggio un po' più piccolo di 1,4 e il numero 2 è il più piccolino, dovete stare più attenti, di raggio 1. Andiamo a vedere poi la fase successiva, che sarà quella di ripassare invece con la matita HB o col vostro compasso, premendo un po' di più, solo gli archi di cerchi che servono. Ve lo pulisco adesso così dalle cotature, così li vedete bene, non servono tutte le circonferenze, ma solo parte degli archi di cerchio. E poi alla fine arriva la parte del colore. Dovete prendervi quattro colori, due azzurri, un azzurro più scuro, un celeste e uno più chiaro per fare il gradiente, un giallone dalla parte del sole e un giallino per simulare la parte nascosta dalla nuvoletta. Quanti dovete farne? Come sempre dovete riempirmi una tavola, quei quattro quadranti. I primi tre vanno solo disegnati, quindi solo a costruzione geometrica, il quarto va anche colorato. Bene, ora vado al tavolo, vi faccio vedere le varie fasi di costruzione geometrico di questo lavoretto e poi, casomai, ci sentiamo alla fine per i saluti. A fra poco. Bene, cominciamo ora a fare il contorno esterno della nostra icona. Vi faccio vedere un'altra volta l'immagine. Ecco, torniamo noi. Allora, 9 per lato vuol dire 4 centimetri e mezzo da una parte, 4 centimetri e mezzo dall'altra. Mi faccio questi due puntini qui. Faccio altrettanto, spero di non impallare, come si dice in senso tecnico, la telecamera. Uno è lì e uno è qui. E adesso finalmente possiamo fare il nostro quadrato utilizzando sempre i nostri ausili, quindi la squadra. Scusate che stacco, eccoli, un antipaticissimo pezzo di scotch, eccolo lì, ecco qua. E abbiamo fatto le linee orizzontali. Prendiamo quelle verticali, appoggiamo sopra, se siete nel primo quadrante, come sono io, grosso modo, il righello e cominciamo ad operare facendo. Io cerco di premere un po' per quel che riguarda le righe, voi cercate invece di essere più leggeri come al solito, altrimenti io non vedrei. Ecco, adesso ho premuto di più questo per farvi vedere. Ecco, il quadrato è fatto. A questo punto vi fate le diagonali. Ecco, questo punto centrale è sempre la nostra origine. Andiamo a trovare i punti invece che servono per fare i raccordi laterali. Allora, aprite il vostro compasso a 2,7 centimetri, vi ponete su ognuno dei quattro punti perimetrali del quadrato. Cerco di utilizzarlo così, voi utilizzatelo meglio solo per farvi vedere dove sto disegnando. Questo punticino qua è il nostro punto A, questo è il B. Questo è il C, ve lo faccio vedere meglio. Questo è il D. A questo punto serve il raccordo. Bisogna prima però
fare le linee orizzontali e verticali passanti dai punti A e D, B e C. Potete utilizzare anche il righello e fare come sempre, io preferisco in questa condizione di lavoro unire i due punti tipo il D e C adesso, senza star lì a controllare la perpendicolarità reale. Fatto questo, ho anche i limiti del mio raccordo. Adesso mi metto ad esempio sul punto B, anzi forse voi vedete meglio se mi metto sul punto C, vado fino alla fine di questa linea orizzontale e poi la raccordo, lo vedete qua, in questa maniera vado in tutti i quattro punti ABCD. Eccolo lì, e anche il nostro amico A dovrebbe essere a posto. E alla fine ho fatto i raccordi che mi servivano. Adesso cominciamo a disegnare invece la nuvola. Guardate un attimo lo schema e iniziamo. Ho bisogno di alcuni punti. Uno, il primo, ce l'ho, è il punto O. Faccio un'apertura di raggio 1,7. Punto in O. Io premo sempre un po', voi un po' meno. E faccio la parte iniziale della nuvola. Adesso devo trovarmi il punto 1 che dista 3 cm dal lato, e quindi posso farlo anche qui. E intanto mi faccio anche una linea verticale che mi aiuterà, perché so che anche l'altro punto poi passerà 3 cm. Eccolo qui, mi faccio una lineetta leggera e il punto 1 sarà a 3,6 cm dal lato superiore, grosso modo qui, e sarà a 3,4 dal lato inferiore. Questo è il punto 1, questo è il punto 2. Mi manca un terzo punto, che a questo punto, con tutti questi punti faccio, si va a 2,8 cm spostati dalla linea verticale di destra e vado in su di 3,8. Mi faccio come sempre prima una linea di costruzione e poi misuro. Però che occhio. 3,8. Eccolo lì. Questo punticino qua è il numero 3. Adesso mi servono gli ultimi due cerchi. Andiamo in ordine. Abbiamo detto che quello che era sul punto 1 aveva esattamente la stessa apertura di quello centrale, per cui è il primo che faccio. Dopodiché vado su quello un po' più piccolo, che è il punto 3, e vado a misurarmi un'apertura di 1,4. Vado sul punto 3. E faccio il terzo, il terzo. Andiamo sul numero 2, che è il più piccolino, e attenzione perché quando i vostri raggi cominciano a accorciarsi diventa difficile, quindi lavorate bene, anche impostate bene il compasso che abbia la punta della matita e la punta d'acciaio alla stessa altezza. E abbiamo fatto il terzo. Adesso unite questo punticino qua con questo punticino qua con una linea e alla fine vedrete che il vostro disegno è pressoché finito. Adesso dovete solo ripassare con molta attenzione tutte le linee con la matita HB e, se avete la pazienza, cambiate, tornate a mettere sul vostro compasso
una mina che sia HB e non 3H, quella che inizialmente c'era dentro il vostro compasso, o se non l'avete o non avete voglia, cercate di premere col compasso ripassando i cerchi, cercando di non fare disastri. Bene, siamo tornati invece a farvi vedere qual è il risultato finale che dovete ottenere, quindi tre quadranti con il disegno geometrico e uno col disegno più il colore. Ricordo che le misure erano queste, queste per quel che riguarda la parte esterna dell'icona, queste per quel che riguarda la parte interna. Non mi resta altro che augurarvi un buon lavoro. A presto!